Il progetto nasce intanto nel 2005 per iniziativa di Trenti, Osservatorio di Brera, Accademia delle Scienze, Università Gregoriana, che sono i Trenti che hanno avuto a che vedere con Boscovich. L'osservatorio, essendo stato fondato da Ruggero Boscovich, l'Accademia, essendo l'erede del Collegio Romano in cui Bosco insegnò da 20 anni, e l'Accademia delle Scienze, fondata appunto nel 1783, che vede tra i soci fondatori proprio Ruggero Boscovich. Quindi questi tre enti hanno promosso questa iniziativa, la quale ha avuto il riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali e ha cominciato a lavorare appunto circa 4-5 anni fa. Naturalmente all'inizio il lavoro era quello di recuperare il materiale necessario per l'edizione nazionale, cioè tutte le opere di Boscovich, che sono circa 150, tutte le lettere, diciamo, disponibili di Boscovich, che sono circa attualmente un 3.300, e il lavoro di raccolta è sfociato nella pubblicazione di due cataloghi, uno appunto delle opere a stampa e l'altro delle lettere di Boscovich. Dopodiché si è cominciato a raccogliere questo materiale e negli ultimi 2 anni comincia a pubblicare. E oggi il piano editoriale dell'edizione nazionale prevede la pubblicazione di 25 volumi circa, 12 per la corrispondenza, 13 per le opere a stampa. Noi oggi abbiamo già pubblicato, allo stato attuale, 12 volumi. E durante l'anno, entro la fine dell'anno, penso che potremo pubblicarne altri 4.